Leonardo Mancuso, tornato al gol nella gara di Venezia, non è bastato per vincere, però fa sempre piacere riuscire a superare le difese avversarie, i portieri avversari. Ma sì, sarebbe stato un gol pesantissimo, è servito comunque perché siamo andati in vantaggio, poi siamo stati beffati proprio alla fine, quindi comunque è stato un gol importante e fa piacere perché ha aiutato la squadra comunque a portare a casa punti. Con i piccoli passi, Pescara è arrivato all'ultima giornata di campionato, questa partita sportivamente parlando drammatica soprattutto per la Salernitana che a Pescara si giocherà la salvezza, voi però non potrete fare le gare. No, assolutamente, noi dobbiamo pensare alla nostra gara che è quella che dobbiamo fare, cioè di portare a casa il bottino pieno, perché a oggi siamo quinti e quinti vogliamo rimanere, quindi non guarderemo gli altri cambi ma solamente alla nostra partita per cercare di vincere, così per confermare il quinto posto. Un campionato davvero particolare questo di Serie B quest'anno, forse negli ultimi 10 anni, 20 anni non era mai accaduto che tutto doveva essere deciso nell'ultima giornata. Penso che sia spettacolare per questo. Quindi credo che sia stato veramente un campionato avvincente, un campionato che si è chiuso e riaperto per tante squadre e quindi vedremo alla fine quale sarà il verdetto. La Salernitana evoca bei ricordi a Leonardo Mancuso, nella gara d'andata arrivò una tripletta in quella fantastica partita, sotto per 2-0, poi vinta per 4-2. Sì, fu una partita stupenda perché appunto noi andammo sotto e riuscimmo poi a ribaltarla nel secondo tempo e poi si rievoca bei ricordi a me perché ribaltarla con la mia tripletta fa molto piacere. I playoff sono vicini, però c'è anche il rischio che la seconda fase possa slittare, state pensando anche a questo? Ma noi ora siamo concentrati sull'ultima partita perché prima dobbiamo vincere per posizionarci il meglio possibile nella griglia playoff, poi quella che sarà la decisione ne prenderemo atto e ci prepareremo al meglio. Per te poi ci sarà la Juventus? No, adesso c'è solo da pensare a questo fine di stagione perché sarà stupendo da giocare.